Ballando con le stelle, quarta puntata. Vittoria Schisano in lacrime. La quarta puntata di Ballando con le stelle è iniziata con un riassunto di Milly Carlucci rispetto a quello che vedremo. La conduttrice ha presentato le coppie Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Tullio Solenghi con Maria Ermacnova, Rosalinda Celentano e Tina Hoffman. E poi Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Paolo Conticini con Vera Kinnunen, Antonio Catalani e Tob Vilfor, Alessandra Mussolini e Michael Fons, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina e Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Milly ha poi presentato la giuria, i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Immancabili le coppie già eliminate nelle scorse puntate e che adesso si stanno preparando per lo spareggio. Guglielmo Mariotto spiega subito che da adesso in poi, oltre alla tecnica, ormai un po' acquisita, vorrebbe dell'altro. Il giurato vorrebbe vedere un racconto dei contenuti. La prima coppia a scendere in pista è quella formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Lei ringrazia Napoli e i napoletani e prima di ballare va di monologo napoletano, come sempre. Si esibiscono con un boogie e viene bene pure la presa. La Smith vorrebbe da tutti un cambiamento. Per lei Lina è stata brava, ma vorrebbe vederla anche in culture diverse. Punti totali 39. E poi la volta di Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Tra di loro si è formato davvero un bel legame, lo si nota abbastanza. Ballando una baciata e tutti i giurati pensano che Gilles abbia un grande potenziale. Danno tutti un 8, totale 40 punti. In pista scendono Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Per loro è il turno del paso, si baciano pure. Selvaggia Lucarelli vorrebbe sentire Vittoria su altri argomenti, oltre che sul suo passato. La Schisano va su tutte le furie, si agita e si emoziona. L'attrice ha spiegato che lei rappresenta una comunità e continua a piangere. Vittoria spiega poi che non riesce a gestire il contatto fisico con Marco. Non mancano le scuse a Selvaggia. Voto finale 40 punti. Per Paolo Conticini e Vera Kinnunen una samba. Lui ha intenzione di divertirsi. Totalizzano 40 punti. È il turno di Tullio Solenghi con Maria Ermacnova. Ballano un valzer e persino tra di loro c'è un bacio. Il totale è di 37 punti. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina vanno di Jive. I giurati apprezzano moltissimo questa coppia, che infatti totalizza 47 punti. Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira tolgono il solito mantello e si esibiscono in un boogie vestiti da rosa e margherita. Il messaggio è quello della rinascita economica. La storia che cercava Mariotto, diciamo, Costantino la racconta ormai da quattro puntate. Secondo Canino, sembrava una recita scolastica. Il totale è di 25 punti. Rosalinda Celentano e Tina Hoffman vanno di tango e totalizzano 40 punti. E Samuel Peron? Covid negativo, ma ormai difficilmente rientrerà al posto di Tina. Per Alessandra Mussolini e Michael Fons, un freestyle veloce che fa subito dimenticare l'infortunio. Davvero molto migliorata, pure secondo i giudici. Il totale è di 35 punti. In pista il momento di Antonio Catalani e Tob Vilfor. Loro ballano un boogie, ma i giudici pensano che Antonio continui ad essere ancora troppo freddo. Si beccano 31 punti. E poi la volta dell'ultima coreografia. Elisa Isoardi con Raimundo Todaro, una delle coppie più amate anche dal pubblico, gossip a parte. Danzano una baciata e convincono tutti i giudici. I due totalizzano il massimo 50 punti. Non potrebbe andare meglio di così. Tutto pronto per l'esibizione dei ballerini per una notte, Sinisa Mihailovic e la moglie Arianna Rapaccioni.
momento molto carino ed emozionante. I 50 punti dell'allenatore vanno dritti da Alessandra Mussolini e Michael Fons. I tribuni del popolo dividono però i punti e ne assegnano metà a Tullio Sovenghi e Maria Ermaknova. Dopo l'assegnazione del tesoretto, le cose cambiano velocemente. Tullio Sovenghi e Maria Ermaknova, Alessandra Mussolini e Michael Fons conquistano la vetta. Seguono Elisa Isoardi e Raimundo Todaro, Daniele Scadina e Anastasia Kuzmina. Ultimi Antonio Catalani e Tom Vilfort. Prima di loro ci sono Costantino della Gardesca e Sara Di Vaira. In ballottaggio ci finiscono proprio Antonio Catalani e Tova Vilfort e Costantino della Gardesca con Sara Di Vaira. Vedendoli a confronto nella nuova coreografia, sicuramente Costantino è molto più sciolto. Il giudizio però, e dunque anche l'eliminazione, è rimandata alla prossima settimana. Che cosa ne pensate di questa quarta puntata di Ballando con le Stelle e dello sfogo di Vittoria Schisano? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.